aspetto, dire Becca do tre me. Allora siamo d'accordo, a mezzogiorno in punto. Hai capito bene, vero? Perché non potrò in alcun modo ritardare la partenza. Mi chiedo se mi hai preso sul serio. Sono un po' preoccupato. Sono solo le 9:20 e ti sto già aspettando. Non ne dubitavi, vero? E se per te questo appuntamento è importante? Forse sei indecisa se mettere un fiore sul cappello o scegliere il foulard à pois e il vestito, quello blu. 9:37, mi devo calmare. Hai parecchia strada da fare. Devo avere pazienza. Esci di casa e dai un'occhiata ai fiori davanti al pergolato. Li curi e li proteggi come un tesoro. Sicuramente stai pensando che hanno bisogno di un po' d'acqua. Il vicino di casa, il signor tedesco, ti ha chiesto in prestito l'annaffiatoio per le sue piante di lampone. Lo andrai a riprendere così di buon'ora? Esci dal cancello, camminati, per favore. Oh no, il signor tedesco te lo sta riportando. Mannaggia, digli che mi devi raggiungere, così capisce che non hai tempo per le chiacchiere. 9:51. Ti guarda mentre ti avvii. E quando entri nel bosco, sparisci dalla sua vista. Ah, finalmente! 9:58. Nella frescura del mattino, rabbrividisci appena. Ti sembra di scorgere il cappello del vecchio Gainsborough tra le foglie. Hai già capito che devo chiederti qualcosa e sei finalmente presa dai tuoi pensieri. Che non senti il saluto del vecchio Gainsborough. A mezzogiorno in punto saprai. 10:02. Alle porte della città incroci i bambini che marinano la scuola. Raggiungi il piccolo Gaspare che ha una cartella troppo pesante. Tira su col naso e brontola. I suoi fratelli non l'hanno aspettato. Ti conosco, sei buono, vorrai sicuramente aiutarlo. Monelli non hanno imboccato la strada per la scuola, ma hanno fatto una deviazione verso il mulino. I saltimbanchi sono arrivati ieri in città e il loro spettacolo è ancora più straordinario dell'anno scorso, a quanto si dice. Gli artisti escono dalle roulotte e ripassano il loro numero. Tu e Gaspare non avete mai visto nulla di simile. E le sciocchezze di Madame Popowskaja, la cartomante, vi incuriosiscono e vi fermate ad ascoltarla. Ti interessa, ti affascina. Questa Madame Popowskaja è di sicuro una un po' strega. Non devi credere nemmeno a quello che ti dicono il domatore del vento e la giocoliera barbuta. Le loro belle parole non valgono quello che ho da dirti io. Rimettiti in cammino. Gaspare e i suoi fratelli se la sono svignata. Se corrono veloci, forse arriveranno in tempo per la ricreazione. E i saltimbanchi ti lasciano con uno strano regalo. Il domatore del vento ti ha dato un pupazzo meccanico. È una scimmietta che ti segue tintinnando. È divertente, ma santo cielo, non va molto veloce. 10:49. A quest'ora starei passando davanti alla panetteria, proprio sotto la porta nord. È il mio percorso preferito, perché fino a ieri mi portava a te. Il profumo del pane fresco ti ricorda che non hai avuto tempo di fare colazione. Avevi fretta di raggiungermi? Ora mi sento più tranquillo. Il cugino Giuseppe lavora come apprendista dal panettiere. Si affaccia sulla soglia per salutarti. Lo chiamano anche Giuseppe Rubacuori e non è tanto per dire. Ti propone una brioche calda.
11 e 11. La scimmietta meccanica invece non ha mai fame e se n'è andata. È giorno di mercato. Sarà facile ritrovarla, ma non è poi così importante, no? Ti fai strada tra le bancarelle, la gente ti saluta e tu rivolgi un bel sorriso a tutti, come l'invidio. Le tue amiche sono venute presto a fare acquisti. Come si fa a non stare un momento con loro? Il signore Escobar è lì, come sempre, con il suo violino d'amore. Sente le vostre risate e vuole suonare solo per voi. Il Valzer ti invoglia, ma ricordati dove stai andando. Il vento porta le mie orecchie e i rintocchi del campanile del mercato. Sono solo le 11:20. Mi sento sollevato. Poco importa se fai la strada zigzag, l'importante che tu mi raggiunga. La signora Magloire ti passa proprio sotto il naso. Guida una bella auto nuova e ne va davvero fiera. Se ti propone di fare un giro, non accettare, o meglio, chiedile di accompagnarti da me. Tipo, il porto è ancora lontano. Questo lato del canale è pieno di buche scavate dalle forti piogge e la signora Magloire ci tiene alla sua auto. Forse avresti fatto meglio a proseguire a piedi. 11:52. Sento fin qui i cigolii della passerella che torna lentamente al suo posto. Come puoi rimanere così calma? Ecco che sei passata. La signora Magloire ti lascia all'ingresso del porto e ti mette in marcia. Forse affretti il passo? Il sole è umido e annerito dalla fuliggine. E lungo queste banchine si respira già il profumo di luoghi lontani. Non trovi? 11:56. L'imbarcadero è affollato. Oggi è anche giorno di grandi arrivi. Quanta gente! Cerca la vela rossa. L'ho fatta issare apposta per te. Ci sono navi più belle e più ricche della mia. Ma oggi nessuno ti aspetta come ti aspetto io. Sei tu quella che attendo e nessun altro. Men che meno quello che agita il fazzoletto per farsi notare. 11:58. Dovrei scorgerti ormai. Eppure ti riconoscerei tra 11:59. Mi si stringe il cuore. Mezzogiorno in punto. Non vedo nessuno. Dove sei? 12:01. Non posso più aspettare. E dire che lo sapevi. 12:02, ultima chiamata del capitano. Devo tornare sul ponte. È ora di mollare gli ormeggi. 12:03, scruto la banchina ancora una volta. Perché il sole mi abbaglia tanto? Non si vede più niente. 12:04, non voglio piangere. Eppure le lacrime mi annebbiano la vista. 12:05. Sto per arrendermi, quando in mezzo ai richiami e le grida mi sembra di sentire qualcosa. Il lamento di un violino? O le risate di tre vecchie amiche? Eccovi! Una scimmietta meccanica balza accanto a me, sussulto! Sei qui! Hai portato con te un giardino intero.
Il capitano non l'ho mai dato a vedere, ma ha un cuore tenero e mi grida: Gainsborough, ti do un minuto! Ti stringo tra le braccia, finalmente te lo dico. Mia cara, dolce, fammi partire con la gioia nel cuore, ti prego. Aspettami.